Buonasera, professor Massirone. Tanto complimenti e congratulazioni per questa iniziativa che condivido. Noi ci conosciamo da tanti anni ed è condivido non solo nella sua sostanza, ma proprio nella sua essenza. È un progetto che cambia un pochino quella che è la visione della medicina estetica, non da parte di chi la fa probabilmente, ma da parte di chi la vive, di chi ne fruisce. Intanto, grazie al dottor Papani, alla dottoressa Renga, al professor Cavallini, a tutti quelli che hanno dato una serie di informazioni. Io posso portare la mia esperienza di 20 anni, ventennale di collaborazione con la Scuola della Medicina Estetica e di direttore di una Breast Unit, che è un centro di cura integrato per il tumore della mammella. Quindi ho a che fare tutti gli anni con centinaia di donne che vanno incontro a un percorso e che oggi non è più pensabile di considerare come un percorso di cura della malattia, ma è diventato una presa in cura della persona. Tutto comincia dall'inizio, la chirurgia, parlare di aspetti estetici o di aspetti di peso psicologico, degli aspetti estetici per una terapia oncologica all'interno di malattie oncologiche fino a qualche anno fa era impensabile. Oggi è diventato un elemento che ha lo stesso peso di tutti gli altri step. Comincia dall'inizio, come dicevo, quando oramai anche la chirurgia non può fare a meno di pensare agli aspetti estetici e alle conseguenze, non si pensa più a curare la malattia, ma a trovare la tecnica migliore che permetta di preservare al massimo quella che è l'integrità corporea, la rapidità di recupero e di attività della paziente. Da qui possiamo estendere tutto il percorso. Sarebbe molto bello che la medicina estetica entrasse di diritto all'interno di un percorso di cura delle breast unit. Ci occupiamo della parte chirurgica, della parte oncologica, ma anche di quella psicologica, di quella riabilitativa, nutrizionale. Abbiamo a che fare con donne di tutte le età oramai, abbiamo pazienti che vanno dai 30 anni fino agli 80-85, per ciascuna di queste gli stessi problemi hanno vissuto e aprono delle porte per un futuro diverso. Credo che questo sia un progetto interessantissimo. Da parte mia ci sarà assolutamente la volontà di integrarlo all'interno di un percorso di cura. Capiremo come strutturarlo, come renderlo fondamentale, ma io vedo tutti i giorni pazienti che vivono le conseguenze delle chemioterapie, delle radioterapie, ma anche delle terapie ormonali, della limitazione legata alla chirurgia ricostruttiva, che è molto bella come risultato, ma a volte dà delle conseguenze funzionali importanti. E uno degli aspetti che più coinvolge le donne è la perdita dei capelli, per esempio, durante la fase della chemioterapia, ma la preoccupazione di come ricresceranno dopo, le unghie, come ha detto la dottoressa Renga, dei denti, della pelle. Tutto questo rientra in un aspetto che adeguatamente valorizzato renderà sicuramente un grandissimo vantaggio, porterà sicuramente un grandissimo vantaggio alle nostre pazienti. Parlo ovviamente nell'ambito dell'oncologia perché di questo mi occupo, ma tutto può essere trasposto, credo, con le stesse metodologie nell'ambito delle altre specializzazioni di cui hanno parlato i colleghi, traumi, le patologie degenerative e quant'altro. Bene, ringrazio l'amico Andrea Cordovana e soprattutto per la chiarezza con la quale ha voluto introdurre il suo capitolo, un capitolo che sembrerebbe un po' a latere della medicina estetica perché si occupa di chirurgia, però noi dobbiamo guardare anche l'aspetto psicologico, l'aspetto secondario, quello come accennavi tu prima, della perdita di unghie, di denti, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la possibilità di interagire in questa maniera. Benissimo, ti ringrazio ancora e siamo giunti alla fine di questo nostro evento e ci arrivano parecchie domande per una discussione. Queste domande, essendo moltissime, sono state scelte dal nostro comitato scientifico che è qui presente e che ringrazio per ovviamente una sintesi, perché sennò arriveremmo troppo lontani. E la prima. E questa,
Ci scrivono anche delle pazienti chiedendo se esistono già delle terapie che si possono fare al momento. La assegnazione è al dottor Marco Papagni. Grazie, grazie professore per la domanda. Dunque, sì, esistono delle terapie, esistono già delle terapie che possono essere effettuate e su cui noi già stiamo da un po' di tempo lavorando. Mi viene l'esempio di quello di cui mi occupo poi io anche personalmente per i pazienti HIV positivi che a seguito appunto della terapia farmacologica che fanno hanno spesso degli esiti a livello della cute e dei tessuti sottocutanei molto importanti che determinano delle stigmate che per loro sono veramente pesanti e che per loro veramente influenzano negativamente la qualità della vita, perché oltretutto sono segnali di una malattia nei confronti dei quali fino a pochi anni fa c'era vergogna e quindi si sentivano portatori sostanzialmente di un qualcosa che li evidenziava, che li catalogava direttamente come portatori di quella malattia. Oggi noi, in virtù degli studi che sono stati effettuati in questi anni, eccetera, abbiamo ad esempio dei protocolli che possono essere in sicurezza proposti a questi pazienti. Non è l'unico ambito, anche dal punto di vista delle cicatrici, come ha mostrato prima il dottor Cavallini, esistono delle strumentazioni, esistono dei protocolli di trattamento. Quello che dobbiamo fare è cercare di veicolare le cose già presenti e che hanno una base scientifica importante attraverso i nostri mezzi, analizzandole e sviscerando tutte le possibili problematiche, laddove ancora non ci sono dei protocolli, invece trovare il modo attraverso la ricerca scientifica di produrli e quindi di metterli a disposizione dei medici e di conseguenza del nostro obiettivo principale, che sono poi i pazienti. Bene, grazie. Adesso passerei la palla al professor Cavallini, su questo quesito che mi sembra molto rilevante. Vedo anche che sono presenti con noi direttori e primari di strutture di eccellenza che chiedono se ed eventualmente come sia possibile collaborare nell'individuazione dei protocolli clinici. Direi che è una domanda soprattutto da 30 e lode questa. Ma sicuramente, a parte ci onora appunto la presenza di personaggi importanti come appunto direttori di strutture complesse o primari ospedalieri, eccetera. Ma io credo che l'opportunità di collaborare sia fondamentale perché è un mondo, è una finestra alla quale una volta che ci si è affacciati veramente si vede un mondo molto diverso. Abbiamo avuto tutti noi esperienza, ad esempio nel campo cubistico, quante problematiche i pazienti che ad esempio soffrono di blefarospasmo abbiano nella loro vita quotidiana. Abbiamo collaborato con diversi ospedali, anche qua milanesi importanti, Policlinico, eccetera, in cui i problemi di sclerodermia, quindi i pazienti che non riescono ad aprire la bocca con i reparti di reumatologia, eccetera, aprono nuove strade. Quindi credo che sicuramente la collaborazione dei direttori di strutture semplici o complesse, come spiegava bene anche l'amico Cordovana, ci permetta proprio attraverso la loro segnalazione, la loro collaborazione, ampliare enormemente non solo il nostro campo d'azione, ma soprattutto il motivo per cui nasce giustamente questo progetto di offrire una qualità di vita migliore a tanti pazienti che attualmente non hanno soluzione spesso per le loro problematiche. Quindi benvenuti, aspettiamo sicuramente suggerimenti, collaborazioni per elaborare protocolli e ampliare. Benissimo, ringrazio tanto Maurizio Cavallini per questa saggia risposta. E un'altra domanda per il dottor Papagni, che è legata un po' a un quesito che mi fa piacere portare, perché ci scrivono dei medici che operano nel campo medico-estetico, in particolar modo dermatologi, medici di base, ma che fra i propri pazienti hanno degli individui che rientrano fra i soggetti di interesse di questa iniziativa.
possono collaborare comunque loro al progetto, è possibile condividere con i pazienti gli output dell'iniziativa? La parola a Marco Papagni. Grazie. Certo che è possibile collaborare, anzi è cosa buona e giusta collaborare proprio per lo spirito di avanzamento scientifico di cui abbiamo parlato fino ad ora. Spesso anche i medici di base si trovano di fronte a molti pazienti di questa tipologia, magari in questo periodo a causa della pandemia meno, però in situazioni di normalità chiaramente sono i primi referenti, no, dei pazienti dal punto di vista sanitario, sono quelli che li seguono prima, durante e dopo le cure e quindi noi sappiamo che appunto le strutture ospedaliere possono garantire, ed è giusto che sia così, un tipo di servizio di assistenza per la patologia, ma poi il paziente appunto rimane un po' scoperto per quelli che sono gli esiti. Quindi a maggior ragione proprio ogni singolo medico in realtà può partecipare e può condividere con noi questo percorso, indirizzando il paziente verso la compilazione della SARVE e quindi per permetterci di raccogliere le informazioni che ci servono e collaborando con noi, affiliandosi appunto a questo progetto per poter maggiormente condividere e portare avanti la nostra visione di questa ulteriore specializzazione della medicina estetica. Quindi benvengano le richieste di collaborazione e benvengano le segnalazioni ai pazienti del nostro progetto. Benissimo. L'ultima domanda è per la dottoressa Monica Renga. Sono previste delle agevolazioni e convenzioni con le associazioni di categoria? Esistono dei fondi destinati al trattamento degli insulti estetici per tutti coloro i quali ne soffrono? Ecco, questo è un capitolo estremamente importante. Noi desideriamo trattare o che arrivino al trattamento tutte le persone che ne hanno bisogno. Naturalmente in questo momento non c'è un progetto, diciamo, attivo, relativo a questo, ma ci stiamo già muovendo per ottenere fondi e per poter strutturare delle convenzioni che possano al maggior numero di persone consentire di accedere a quello che in effetti definiremmo proprio come un servizio sociale della medicina estetica. Bene, ringrazio la dottoressa Renga e ringrazio tutti i partecipanti e tutti voi che ci avete ascoltato con tanta pazienza. Spero che il progetto HELP sia stato un'iniziativa da sottolineare, soprattutto un'iniziativa da coltivare e vi do il nostro più cordiale saluto mio e di Agora. Struttura scientifica. Grazie Grazie a tutti. a Buona tutti, serata. arrivederci. Grazie.